Allora, il nostro progetto parte da un lavoro di ricerca sulla Villa Saffi, che è la villa sita in via Firenze, qui a Forlì, dove ha vissuto la famiglia Saffi per circa un secolo, quindi dal padre Conte Gerolamo fino appunto ai figli, ai primi del Novecento. E questo lavoro di ricerca è stato ovviamente per valorizzare le figure che hanno partecipato, insomma, a questa vita, diciamo, forlivese. Quindi a partire dal padre Conte Gerolamo, che è stato uno dei primi organizzatori dei moti carbonari, infatti la villa era nota come Vendita dell'Amaranto, dove andavano appunto i carbonari forlivesi a riunirsi segretamente. Poi ovviamente il personaggio di spicco della Forlì ottocentesca, ma anche dell'Italia, quindi è stato Aurelio Saffi, che è noto a tutti per essere stato uno dei fondatori della Repubblica Romana, ovviamente è legato anche alla città di Forlì, e quindi questa era la residenza estiva della sua famiglia, e dopo ci ha anche vissuto in modo definitivo, stabile, dopo l'esperienza della Repubblica Romana, quindi dopo gli anni di esilio, eccetera. E qui ovviamente attorno a lui si sono catalizzate anche una serie di figure, di personaggi importanti per la Forlì del tempo. La mia curiosità per Saffi è nata principalmente da una visita che ho fatto l'anno scorso con la mia classe, proprio a Villa Saffi, in cui comunque ho scoperto in maniera più approfondita un personaggio carismatico, comunque importante del Risorgimento italiano. Egli infatti passò tutta l'adolescenza, nacque a Forlì, passò l'adolescenza a Forlì, studiando al liceo classico di Forlì, e dopodiché si trasferì a Ferrara per continuare i studi giuridici. Abbiamo fatto delle ricerche nelle fonti dell'archivio Piancastelli e ci siamo appunto divisi le vite di alcuni personaggi attorno alla figura di Saffi. E, ad esempio, io ho approfondito la vita di Piero Maroncelli, il quale è stato una figura di spessore nel Risorgimento ed è stato anche molto attivo nella carboneria, tanto che venne addirittura accusato e poi arrestato. E a me è piaciuto molto partecipare a questo progetto, ho scoperto delle cose interessanti su Forlì, sulla Villa Saffi e sui personaggi che ci hanno vissuto, e mi è particolarmente piaciuta la figura di Giorgina Crawford, che è stata la moglie di Aurelio Saffi. Quindi, diciamo, noi abbiamo anche un po' voluto far rivivere questa vita immaginando delle scene che si possono essere svolte in questa casa attraverso appunto il lavoro di ricerca d'archivio, perché sia l'archivio Piancastelli a Forlì che la stessa biblioteca di casa Saffi sono ricchissimi di documentazione, lettere, ricordi, eccetera. Quindi era anche questo lavoro suscitato dalla curiosità sugli abitanti di questa casa. La ricerca è nata appunto dalla mia insegnante di storia, che mi ha proposto, dopo che mi ero interessato a questo progetto. Siamo andati principalmente alla biblioteca di Forlì, sempre a Villa Saffi, che avevo già visto, e poi anche al Fondo Piancastelli, in cui abbiamo trovato soprattutto vari libri sulla biografia di Saffi, su comunque tutti i personaggi, diciamo, a lui vicini. Abbiamo parlato di questi personaggi a scuola e abbiamo anche visitato, siamo andati alla biblioteca di Forlì, dove ci hanno fatto vedere delle lettere sia di Maroncelli che di Aurelio, che persino la rivista a cui ha partecipato Giorgina. E è stato anche interessante vedere quei documenti dal vivo che, essendo molto antichi, sono stati un po' difficili anche da leggere, perché erano anche, non so, con il tempo un po' rovinati. Sì, specificamente sui libri, poi ho trovato anche il materiale su internet, su varie ricerche, in particolare anche Roberto Balzani si è interessato alla sua figura. Abbiamo sentito anche una conferenza con Roberto Balzani, e che ci ha raccontato vari aneddoti particolari sulla sua vita. E poi c'è stato il gruppo Grafica, che ha curato le locandine, diciamo le immagini per divulgare poi la nostra attività. E il manifesto l'abbiamo creato partendo dall'idea che diciamo il protagonista di questo progetto sarà Saffi, anche se poi non sarà davvero presente nella recita. Ma abbiamo pensato che la prima cosa che si pensa quando si pensa a Saffi è ovviamente la statua che c'è in mezzo alla piazza Saffi, appunto, che è la nostra piazza della città.
E quindi lui è quello in primo piano e dietro abbiamo scelto di inserire la villa sullo sfondo, vista dal lato. E poi chiaramente abbiamo inserito anche un po' di alberi per mostrare un po' questa villa. Chiaramente è stato tutto un progetto fatto al computer, usando software di grafica, e siamo partiti prima da idee su carta. Chiaramente ci siamo messi, abbiamo schizzato un po', abbiamo discusso assieme anche ai professori di arte che si occupano appunto di queste cose, riguardo al posizionamento dei loghi, delle scritte, di quanto dovrebbero i caratteri, tutte queste particolarità che poi magari rientrano un po' più nel campo della pubblicità. E poi ci siamo messi al computer appunto a rifare tutte le nostre idee, metterle giù. Perché poi l'attività si conclude e soprattutto, diciamo, si realizza nella recitazione, proprio nella messa in scena di alcuni episodi, appunto la Carboneria, la Repubblica Romana con le lettere che scriveva Aurelio Saffi, la vita di Giorgina con le donne in casa e diciamo anche altri episodi legati appunto alla vita familiare. E quindi dopo il gruppo invece che è importante perché la nostra scuola ha un gruppo che recita, un gruppo teatrale che ha già fatto diverse esperienze, sta realizzando appunto questa sorta di visita guidata, animata, a Villa Saffi proprio in costume. Nessuno. Siete qui anche voi per la vendita? Sì. Allora, casomai dovesse passare qualcuno, in particolar modo la polizia, voi dite che voi vendete amaranto. Siamo intesi? Va bene. Bussiamo allora. Siamo qui per la vendita. La vendita? Sì, la vendita dell'amaranto. Ah, prego, accomodatevi. I vostri mantelli. Il conte Pietro vi aspetta. Prego, accomodatevi. Benvenuti. Sedetevi e voi accomodatevi. Questa adunanza è un momento importante per la nostra associazione. Procediamo all'appello. Piero Cicognani. Presente. Angelo Colletti. Presente. Antonio Croci. Presente. Chi altri c'è? Agostino Rossi. Falegname. Prego, spicciatevi. Nicola Regnoli, segretario comunale. Paolo Zoli, proprietario del Rio. Bene. Ringrazio a tutti gli intervenuti. Potete procedere, avvocato Modoli. La prima cosa che dobbiamo fare è pensare all'assegnazione delle nuove cariche. Sono reggente sin dalla fondazione di questa società ed è quindi ora di sceglierne uno nuovo per il prossimo anno carbonico. È giusto. E io propongo l'avvocato Luigi Petrucci, quale Gran Maestro per il periodo 1817-1818. Alzi la mano che è d'accordo. Ottimo. Avvocato Petrucci. Siete disponibili a una così gravosa carica? È per me grande onore ricevere questo incarico e spero di esserne degno. Ho tuttavia alcune cose da chiedere al nostro concittadino Maroncelli, da poco tornato da Napoli, dove la carboneria è assai radicata.
noi siamo dei neofiti in codesta attività e i vostri suggerimenti ci sarebbero di grande aiuto. Come vi organizzate per gli incontri e i regolamenti? Per prima cosa, gli incontri. Riunioni così grandi ci espongono ad essere sorpresi dalla polizia. Là si usa dividersi in sezioni, ossia gruppi più piccoli, e solo i capi sezione si incontrano all'uopo con il reggente. Si dà così meno nell'occhio. Ma dove avvengono gli incontri delle sezioni? Non v'è un luogo stabilito. Ci si può incontrare in un caffè o ai pubblici passeggi, magari in una casa o persino in chiesa. Propongo allora di adottare il metodo delle sezioni anche qui a Forlì. C'è nessuno contrario? No. Ma che dire? Sarà anche nostro compito reclutare nuovi adepti. Ci sono molti liberali qui a Forlì che condividono i nostri ideali di libertà e giustizia, ma rifuggono da un'aggregazione diretta. Naturalmente possiamo anche contare sul mio fratello Girolamo, che purtroppo non è qui oggi. Sì, immaginavo vostro fratello sarebbe stato dei nostri. Inoltre, sarebbe una cosa giusta cercare di tenere dei rapporti più stretti con i nostri cugini, i carbonari di Toscana. Come sapete, nel Granducato ci sono leggi più savie delle nostre. E forse un giorno Toscana e Romagna si potrebbero unire. Un progetto ambizioso questo, tuttavia, di là da venire. Torniamo a noi. Io ritengo che il numero degli affiliati sia importante, ma non fondamentale. Dovremmo scegliere quei membri che, per la loro influenza e per i loro rapporti, facciano sicura la nostra società. Bastano in pochi per avere in mano la somma delle cose. Mio cognato ha ragione. Abbiamo ottenuto dei gran risultati con la soppressione dei processi contro i nostri cugini carbonari delle Marche. E tutto questo grazie ai buoni uffizi di Ragonesi e Ballini. Sono bastate due persone per questa impresa. E poi, lasciatemelo dire, il capo della polizia qui a Forlì, quel Francesco Roberti, è un tale imbecille. Allora, sarà facile ingannarlo. Ben detto. Ma ditemi, a cosa lavorate come compositore in questo periodo? Ho appena ultimato una cantica per la festa di San Giacomo. Potrete udirla il 25, sarà suonata lì. Complimenti. Per il momento sciogliamo qui la riunione generale. Passeremo poi alla costituzione delle sezioni e alla scelta di capi civili. Grazie a tutti voi. I vostri mantelli, prego. Che serata! Tutta quella gente importante! Facevano i cospiratori! Ma prego, seguitemi. Dopo quella notte, però, di riunioni così grandi, non ne fecero più. E 10 giorni dopo, il musicista, sì, proprio lui, Piero Maroncelli, fu arrestato. Dissero che il suo inno a San Giacomo conteneva delle eresie contro il governo pontificio. Poverino! Cominciarono da lì le sue sventure. Ma qui a Villa Saffi di robe ne sono successe tante. L'anno dopo il conte Girolamo si sposò con la signora Maria Romagnoli ed in capo ad un anno avevano già un figlio, Aurelio. E poco dopo arrivarono Anna, Virginia e Tommaso. Il conte Girolamo mica pensava però a godersi la famiglia. No, no, anche lui ci aveva in testa la rivoluzione. Nel 1831 se ne andò con la... ecco, con l'avanguardia a combattere il Papa. E ci fu un gran butta su. In un mese tutto finì, ma gli toccò andare in esilio, altrimenti lo arrestavano. Povera signora Maria, rimase qua ad occuparsi di tutto, anche delle terre. Perché non erano così ricchi come potete pensare, no, no, erano ricchi, sì, ma erano dei ricchi poveri. Dovette anche vendere i suoi argenti. Fortuna che aveva dei gran bravi figlioli. Io li vedevo dopo pranzo, in cortile, da quella finestra. Prendevano dei bastoni, così, e facevano delle parate avanti e indietro, gridando «Evviva la libertà! Evviva la Costituzione!» Aurelio, in testa naturalmente,
E poi tutti gli altri, anche le femmine. Poi il conte Girolamo tornò a casa, sano e salvo. E il giovane Aurelio andò a studiare da avvocato e poi... Lui non ci aveva tanto tempo per stare in campagna, ma in primavera ed estate ci stavano la madre e le sorelle. L'estate più tremenda fu sicuramente quella del 1849. Ma prego, seguitemi. Carissima madre, vi scrivo sotto l'impressione morale più seria e più grave che in tutta la mia vita abbia mai sperimentato. Una sorpresa, una violenza, direi quasi, mi ha obbligato ad assumere una responsabilità dalla quale, per la coscienza delle mie deboli forze, io rifuggiva con tutto lo sforzo dell'anima. Ho dovuto accettare il ministero degli interni. Tutta la difficoltà, tutto il pericolo, sta appunto nella sistemazione amministrativa, finanziaria e militare dello Stato romano. Finanze rovinate, amministrazione sempre corrotta ed in stato di dissoluzione, cattivo in gran parte il personale in ogni ramo. È difficilissimo fare bene, ma il paese ha molte risorse inesplorate e, passata la crisi politica e la crisi economica, se non sopraggiungono rovesci imprevisti da fuori, la barca andrà. Il vostro devoto figlio Aurelio. È un grande onore avere il proprio fratello ministro degli interni. Onore sì, ma grande onere. Sono preoccupata per lui. Sembra un compito così gravoso. Temo sia troppo per le sue giovani spalle. Cosa dite, madre? Nostro fratello farà sicuramente bene. È così serio, onesto e non conosce la parola riposo. È la persona giusta per questa carica. Se penso alle sue qualità, certamente sì. Vostro fratello si adopererà per la causa della Repubblica Romana senza risparmiarsi. Ma ho un brutto presentimento. Poi possiamo andarla a trovare a Roma. Non vedo l'ora. Sciocchina, ti sembra il momento giusto per farti venire queste idee? Andare a Roma? Ragazze, via, non litigate. La lettera di vostro fratello mi conferma ciò che mi ha raccontato Annetta Talentolo la scorsa settimana. Annetta, la moglie di Giovita Lazzarini? L'amico di Aurelio, che è ministro di grazia e di giustizia? Sì, proprio lei. Giovita le ha scritto che voleva dimettersi, tanto è difficile fare il ministro a Roma, a causa del disordine dei ministeri e la grande disorganizzazione. Poi però è rimasto lì. I giovani di Forlì si fanno onore. Lo puoi ben dire. È arrivata l'ora. Cara madre, il momento solenne è giunto. Il popolo romano ha cominciato a difendere i suoi diritti a colpi di cannone. La virtù e il coraggio di questo popolo supera ogni lode. È un popolo degno della libertà per la quale combatte. Vi trascriverò qui sotto i dispacci telegrafici man mano che ci giungono. Sono arrivate da Anzio i bersaglieri del colonnello Manara. Anche Garibaldi in città, comanda la prima brigata. Verso Porta Cortese, si sentono le fucilate. In vetro di La Pacli, è cessato il fuoco. Il cannone francese tace. Mameli è ferito. I francesi hanno preso Villa Spada! Manara è caduto! Mameli è morto! Carissima madre, ci siamo imbarcati da Civitavecchia per Genova su un battello corso, affollato da altri proscritti romagnoli e lombardi. Andiamo incontro alle sventure con animo sereno, ricordando con orgoglio le gesta,
di cui siamo stati parte. Nelle cose umane non bisogna guardare ai successi apparenti, ma ai risultati morali che sono i soli che durano e operano nel futuro. Non ho ancora risolto dove recarmi definitivamente, forse la Svizzera e poi da lì l'Inghilterra. A presto, madre mia, il vostro devoto figlio Aurelio. In esilio, un altro esilio, non lo rivedremo più! Non fate così, vedrete, il nostro Aurelio tornerà, non è stato ferito, è giovane e forte. Faremo come fanno nostro padre lì in esilio, ci scriveremo e vorremmo uniti ugualmente. Povera signora Maria, aveva ragione ad essere preoccupata, perché l'esilio del figlio durò tanto, ma venite con me. Prego, venite avanti. In Inghilterra, però, conobbe la moglie, la signora Giorgina. Che fortuna che lei era nata a Firenze. Se no, come ci capivamo con lei? Vennero a vivere qui con i figli. Quattro maschi. Che da fare, che c'era sempre gente che andava, gente che veniva, gente che si fermava dei gran pezzi. E a tutti la signora offriva del tè, che qui a Forlì non lo conosceva nessuno. Anzi, credo proprio sia l'ora del tè. Rosina, vieni ad aiutarmi. Allora, spiegami come mai il tè è venuto così male ieri. Io ci ho preso l'acqua, ci ho messo il tè, l'ho fatta bollire per 7 minuti e dopo gliel'ho portato. Con le foglie dentro? No, ce le avevo cavate. Ma santo cielo, te l'avevo spiegato, non devi bollirci dentro il tè. È vero, ma mi dispiace. Dovevo bollire l'acqua, ma poi la dovevo versare nella teiera. Ma solo un pochettino, scaldi la teiera e poi butti l'acqua e dopo ci metti il tè. Lo sai quanto ne devi mettere? Ora ricordo, un cucchiaino per ogni tazza e una per la teiera. E la lasci riposare per 4-5 minuti. Brava, forza, vai a fare il tè che la signora Giorgina e la sua amica Bice sono in giardino e arriveranno a momenti. Oggi la signora Giorgina ha visite una certa Vice Laurent. Viene dal Belgio, è figlia di un deputato socialista. E l'altra è un'attrice famosa, Giacinta Pezzana. Vous avez fait un travail merveilleux avec le jardin, absolument fantastique. Merci, mi è piaciuto davvero. Oui, bien sûr. C'est vraiment changé depuis la dernière fois que je suis venue ici. Sì, è vero. Ho lavorato molto con i fiori e con le piante. Il Nepal è facile. Sapete, qui in Romagna non c'è la consuetudine di destinare così tanto terreno alle piante. Landscape gardening totally unknown. Ma che vuole dire? Intendo dire che qui tutti pensano che la terra debba essere coltivata. Sementi, ortaggi, anche alberi da frutto. Ma fiori e piante ornamentali? Beh, ecco, al vero romagnolo non interessano. Vous comprenez? Oui, je vous comprends, ma sono sicura che tutti apprezzeranno il vostro lavoro. Would you like some? Yes, please. Merci. Voi potete andare. Excusez-moi, devo finire la cornice che ha commessa la vostra amica. Finissez votre travail, donc. Siete diventata bravissima col pirografo. Merci. Alice? Dov'è la signora Pezzana? Da qualche parte a leggere. Se volete la chiamo. Sì, grazie. Scusate il ritardo, ma quando sono qui non resisto alla tentazione di frugare nella vostra biblioteca. È così ben fornita che mi sembra di essere all'archiginnasio. Non c'è nessun problema, amica mia. Prendete pure tutti i libri che volete, ce ne sono anche in francese e in inglese. Qua a San Varano leggere, scrivere e studiare sono le nostre occupazioni. Ho giusto una domanda per voi.
Ho trovato questa vecchia edizione della Divina Commedia. Sicuramente l'avrete letta più di una volta. È così vecchia e consumata. Ma come mai ci sono tutti questi nastrini colorati? A voi sola farò questa confidenza. Mio padre era contrario al matrimonio con Aurelio. Un cospiratore, mi ripeteva sempre. Non può essere un buon marito e un buon padre. E come dargli torto? Dal momento che non potevamo scriverci liberamente, trovammo il modo di unire i nostri cuori leggendo ogni giorno ad ore stabilite le terzine di Dante. Sono proprio le pagine segnate con i nastrini. Che idea romantica! Voi sapete, vero, che ho intenzione di portare in scena il nostro sommo poeta insieme ad altri grandi come Virgilio e Ariosto? Pensavo ad un tour in Italia per farli conoscere alla gente comune, coloro che non ha avuto il privilegio dello studio. È un'idea magnifica che vi fa molto onore. La conoscenza e lo studio sono alla base della vita civile. Voi che siete inglese, mi potreste consigliare? Pensavo di interpretare anche Amleto. Non mi guardate così, so che è un ruolo maschile, ma è davvero qualcosa che vorrei fare. Amica mia, io non mi intendo di teatro fino a questo punto. Però ho un'edizione magnifica dell'Amleto che potrete leggere finché siete nostra ospite. Grazie di cuore. Se può merci. Se può merci. Se può può. Bice, bice, dove passa? Lascia una cornice. Per favore. Ah, Alice, mi vai a chiamare le figlie del fattore? Certo, arrivano subito. Grazie. Bene, ciao, grazie. Permesso. Oh, venite, sedetevi. Abbiamo appena iniziato, ma in capo a qualche settimana saprete leggere e scrivere. No, Lady Fancy, le mie mani non sono capaci. Io sono abituata a fare la sfoglia, con Estadur. Oli sì che sono brava. Io vado meglio a cucire, sono svelta, ma qui... Coraggio, è sempre un po' difficile all'inizio, ma è il primo passo. Signora, siete proprio sicure che a noi ci serva questa roba? In casa mia non c'è nessuno che sa leggere, neanche mi va, che firma con la X e stringe i tratti con la mano, così. Ognuno ha diritto a un'educazione, senza differenze tra uomo o donna, ricco o povero. E soprattutto per le donne è importante migliorarci e aiutarci a vicenda. E per voi imparare a leggere e scrivere è il primo passo. Come parlate bene voi. Ma anche se siamo contadine. Certamente, le cose un giorno cambieranno, ma solo se noi tutti ci impegneremo. Ma io mi voglio sposare, avere dei figli. Appunto per questo. Una madre è la prima educatrice dei figli. Un giorno avrai una grande responsabilità. È nei primi anni di vita che si forma il carattere delle persone. E nessuna persona è più influente di una madre. Se si educa il figlio, si educa il cittadino. Se lo dite voi, signora, allora... Allora scriviamo. Però vedo che state già facendo dei miglioramenti. Finite questo, ci vediamo domani. Sì, sì. Tanto la nostra mamma non ce la farà mica fare. Si è fatto tardi. Ma come mai proprio oggi? Le visite di solito il conte le ha di sabato. Devono parlare dei fatti di ieri. Celsus est. Quali fatti? Alice. Buongiorno, signorina Rinaldo. Ci sono stati degli scontri ieri. Della gente si è picchiata ed è anche arrivata la polizia. Alla manifestazione? Ma com'è possibile? Era una festa di beneficenza per i terremotati. Guardi, io non so niente di preciso, ma può chiedere a Tonino. Lui c'era. È lì fuori a lavorare. Tonino, venga qui. La zona di un qui. Uè, buongiorno. Eri in città ieri? Sì, sì. Allora racconta. Oh, vi ero un po' un zenta. 8.000 persone. Poi è arrivato un burdel, ha preso una pietra e l'ha tirata a sé. Contro lo stemma di Savoia. Ma ha colpito qualcuno? No, no, ha solo rotto una finestra. Però è scoppiata una rissa, i tozzi piceva. Poi sono arrivate delle guardie, hanno arrestato della gente e l'hanno portata via. Oh, cosa mi sono perso? Tanta roba. E poi? E poi?
Poi sono scappato via. Ma non sei stato lì a fare la rivoluzione? Ma che rivoluzione, signore? Io sono repubblicano, non è che Magni Prit, amica anarchico-socialista. Non voglio finire in galera per così poco. Vostro padre ne sa qualcosa. Perché? Ah, forse voi eravate piccolino, ma nel 1874, mi pare, vicino a Rimini, è stato arrestato. Perché era una riunione e non ci volevano credere che non avesse fatto niente di male. Mi ricordo, invece. Comunque, Tonino, hai ragione. Non è facile essere repubblicano dove c'è la monarchia. È vero, è vero. Buonasera. Buonasera. Sì? Signorino Rinaldo, la figlia dell'onorevole Fortis è qui. Potrei farla accomodare mentre nello studio c'è la riunione? Ah, sì, la faccia accomodare. Buongiorno. Salve. Prego, prego, venite a sedervi qui. È una bella giornata oggi. Oh sì, veramente. C'è un bellissimo sole. Volete una tazza di tè? No, grazie. Vedete, ho già fatto colazione. Ma il tè non si prende solo per colazione. Va bene a tutte le ore. Che sciocco che sono. Mi dimentico che ho una madre inglese e che qui il tè è di casa. E da voi cosa vi prepara vostra madre? Oh, io non ce l'ho più la mamma. È morta quando ero molto piccola. Oh, mi dispiace, non lo sapevo veramente, mi dispiace. Non vi preoccupate, capita spesso anche a Roma. Abitate a Roma? Che bello! Sì, però vengo spesso a Forlì con mio padre. Siamo soli io e lui e ci piace stare uniti. Giusto. Venite con me, nel nostro giardino. In questa stagione è bellissimo. E poi vi posso presentare nostra madre. Sono sicuro che le farebbe piacere incontrare una fanciulla come voi. Lei che ha solo figli maschi. Con piacere. Se sono rose e fiori Rinaldo. E fiorirono veramente. Rinaldo e Maria si innamorarono e si sposarono nel 1892. Ma questa è un'altra storia. Magari ve la racconteremo un'altra volta. Ora, nella stanza del ping pong, ci sono altri nostri amici pronti a rispondere alle vostre domande. Grazie per l'attenzione.